tamponi a studenti, professore e personale scolastico delle superiori alla ripresa della didattica in presenza. Lo chiedono i consiglieri regionali di minoranza Andrea Biancani e Micaela Vitri ed è una richiesta sulla quale ha messo il carico il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, esponendosi anche con risorse comunali per organizzare uno screening in tutte le superiori pesaresi al rientro in classe dell'1 febbraio. Proposte sulla quale però non sta stendendo tappeti rossi la giunta regionale. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha infatti sottolineato la non disponibilità di personale medico per apparecchiare una simile operazione, invitando invece gli studenti agli screening di massa della regione attualmente in corso. Matteo Ricci invece rilancia chiedendo pragmatismo al di là dei colori politici. Io ho apprezzato moltissimo l'iniziativa della Regione Marche sullo screening di massa e tamponi veloci, tant'è che come Pesaro abbiamo collaborato al massimo. Proprio per questo però non capisco una cosa, i tamponi che la Regione ha acquistato sono 800.000. Da quello che mi risulta, alla fine dello screening saranno circa 200.000 i marchigiani che avranno utilizzato questa opportunità. Ne rimangono 600.000. Che cosa ci vogliamo fare? Li teniamo in magazzino dopo averli comprati? Io penso che questi potrebbero essere fondamentali per fare una grande operazione scuole sicure. Gli studenti delle Marche sono circa 77.000, noi potremmo tamponare 7, 8, 9 volte gli studenti addirittura, fare tamponi ogni 15 giorni, e io credo che il personale vada trovato, intanto perché alla fine di gennaio lo screening di massa è finito e quindi il personale è disponibile. Come Comune di Pesaro addirittura abbiamo messo a disposizione il personale pagato dal Comune. Ma se si ritiene davvero che le scuole siano un elemento fondamentale, farle ripartire al 50% in presenza si può con uno screening continuo, soprattutto le Marche, grazie alla bella operazione fatta fino a questo momento. Quindi davvero prendete in considerazione quest'idea, che sia un'idea mia o di altri amministratori, poco in conta, ma cerchiamo di essere pragmatici e di far sì che le Marche possano riaprire la scuola in sicurezza, ovviamente sempre con grande prudenza, guardando l'evoluzione del contagio e del virus, ma davvero vi invito a prendere in considerazione questa proposta, perché altrimenti si rischia di buttare a mare 600.000 tamponi già acquistati dalla Regione Marche.